Cominciamo subito, entriamo nel vivo di questa serata, però non cominciamo con una canzone, bensì con una poesia. E per fare ciò vorrei chiamare il nostro amico poeta Gigi De Luca. Gigi, a te l'onore di cominciare questa terza serata della quarta edizione della Piedigrotta Arts Cafe. Grazie a tutti e niente, ho scritto una poesia dedicata appunto alla Piedigrotta, l'ho chiamata A Pieregrotta Borbonica, il perché lo capirete ascoltandola. A forza sta sentere sti italiana da parte cop, noi napolitana siamo frenuta a sot, e allora caccia pensata, se noi volimmo tornare a essere pascià, lo poche coraggio amma caccià e amma torna a cantare canzone, ma no che le brutte che lo fanno a musciare in do cazzone, e canzone che le belle, che le navote, quelle che si cantavano al festival della canzone napoletana. E poi amma torna pure a celebrare la festa di Pieregrotta. Perché? Perché lo sanno tutto quanto, che la Maronna bella e se ci tenga e ne va assai piacere. E che ste. Ce n'è un'altra, sempre dedicata alla Pieregrotta, un poco più tecnica. Io non lo capisco, no, proprio te no. Perché amma fa tutta sta moina? Per fa che? La festa a Margellina? Oh marò. Allora maggia mi si impigna ca capa e si aiutano poco a m'informare. Oh billoca, io sapevo che sta festa è una vera fatta antica, perché la prima volta che c'è stata risale al 1487. Oh marò, ma io non ci stevo. Forse no, forse ci stevo, perché mi ricordo tutta quella gente che annanza a chiesa Santa Maria la Rotta faceva moina e poi priava e poi sparava il botto. I tante creature e mi spaventava sentendo il botto, le aretano mura mi a nascondere. Però poi veniva mamma a mi cercare e pigliandomi per la mano tutto in da villa mi faceva pazziare. Poi una turcilla accattata per via e sa stessa mi faceva mangiare. Poi, con tempo, sta festa è stata abbinata niente meno che al festival della canzone napoletana. E che meraviglia, che belli tempi! Poi, lo sapemmo che niente è eterna e che tutte queste belle cose sono fornute. All'inferno? No, no, mai l'hanno a pensarsi cose brutte. Perché, se noi ci credimmo, allora, baravisa, ci torniamo. E grazie a tutti. Grazie, grazie a Gigi De Luca e ai suoi versi. Beh, cosa posso dire, in un'umanità che sembra deridere gli ultimi superstiti delle arti, trovare un poeta come lui è davvero un atto di coraggio e davvero un qualche cosa di raro.